Sono in compagnia di Benedetto Barberini, il coach del paratrap. Allenare dei ragazzi con delle difficoltà motorie, quanto è importante e che cosa sente dentro? Allora, importante, penso che sia importante più che per loro, per me, perché per me è un'immensa soddisfazione perché vedere delle persone con delle disabilità, abbiamo visto prima Emilio spara senza un braccio e senza una gamba, abbiamo ragazzi in carrozzina, abbiamo veramente ragazzi con degli impedimenti seri. Vederli mettere l'impegno che ci mettono normalmente per raggiungere un obiettivo è la più grossa soddisfazione credo che un coach possa avere. Quindi sono felicissimo di quello che fanno, dei risultati, ma il risultato sì, è un obiettivo ovviamente e cerchiamo tutti di raggiungerlo, ma già il fatto di stare insieme, portarli fuori e lavorare insieme è già una grossissima soddisfazione. Tant'è vero che in previsione della trasferta più importante di quest'anno, che sarà Sydney, a ottobre, ho chiesto un raduno qui a Umbria Verde proprio per poter fare 3 giorni insieme, un lavoro di preparazione e di allenamento e 2 giorni di gara con una finale di SSF che chiaramente servirà a loro come training ed è importantissimo. Grazie mille. Niente, grazie a voi. In mia compagnia ho due atleti del paratrap, Davide e Oreste. Davide, quanto è importante per te, queste competizioni? Diciamo che un modo per mettersi in gara, oltre, anche con le persone normali, dove l'uso, dello strumento che è il fucile, può essere competitivo anche con le persone normodotate. Oreste, la Green Cup è una competizione molto importante. Qualche tuo pensiero, emozione per andare comunque sia a sfruttare queste giornate? Innanzitutto trovo tanto piacere essere stato convocato dal nostro CT, da Benedetto, dalla federazione, e poi sono molto contento perché era 7-8 anni che non venivo al campo di Luciano Rossi, quindi mi fa molto piacere stare in questo contesto. Ci sono stranieri, è come un mondiale, è bellissimo. Allora, in bocca al lupo, ragazzi, eh? Grazie.